chi non mi conoscesse già, io mi chiamo Sara e oggi volevo presentarvi sei nuovi libri arrivati alla Biblioteca di Monselice. Il primo è di Ilaria Capua, il dopo. Ilaria Capua è un'importante virologa internazionale che ha scritto questo libro per spiegarci come il mondo stia cambiando con l'arrivo del Covid e come si siano modificati gli equilibri uomo-natura e tra uomo e uomo. Poi abbiamo un libro di Chiara Gamberale, edito da Feltrinelli, Come il mare in un bicchiere, che sempre per l'argomento Covid si parla di come quattro persone riescano a sopportare stranamente molto bene le restrizioni dettate dalla pandemia. Poi abbiamo questo libro di Corinna Baumann, una scrittrice tedesca molto amata, dei libri rose. Questo è l'ultimo libro della trilogia delle donne di Lobanov, che praticamente parla di una studentessa universitaria che, dopo che ha visto infrangersi il suo sogno d'amore, decide di dedicarsi a curare la finita Lobanov e qui fa nuovi importanti incontri che praticamente cambieranno la sua vita e le faranno considerare nuove prospettive che prima non aveva immaginato. Poi abbiamo il ritorno di un famoso autore, Nicholas Sparks, con La magia del ritorno, appunto, che parla di Trevor Benson, che riesce a scoprire il significato dell'amore attraverso una ricerca nella vecchia casa del nonno e anche attraverso l'amore avrà una profonda rinascita. Poi abbiamo Alice Basso con Il morso della vipera, e qui praticamente abbiamo la storia di una dattilografa che all'inizio del secolo scorso, nel periodo fascista, riesce a risolvere il mistero di un eroe di guerra che invece era un criminale, e lei si aiuta attraverso il potere straordinario che le infondono i libri. Poi, ultimo libro ma non meno importante, Ferzan Öztepek, Come un respiro, che parla di una coppia che aspetta degli amici per pranzo, ma invece di vedersi arrivare questi amici, bussa alla loro porta una donna che li riporta in un passato che stravolgerà la loro vita. Vi ricordo che potete trovare questi libri presso la Biblioteca di Monselice.